Ben ritrovati, in questo secondo tutorial vedremo come correggere queste dominanti rossa e azzurra su questa foto del cane al tramonto. Per prima cosa correggiamo la dominante rossa, abbassandola un po', così, con una curva su un livello di regolazione separato che chiamerò rosso. Poi inserisco un'altra curva su un secondo livello di regolazione dedicata a correggere i blu, ecco. In questo modo abbasso un po' il blu, giusto per scaldare un po' l'immagine, ok. E questa curva, la chiamerò, questo livello lo chiamerò blu. Poi inserisco un terzo livello dedicato al controllo, alla correzione tonale, dove schiarisco un po' l'immagine e gli do anche un po' di contrasti bianchi bianchi e neri neri, eccolo qui, ok. Bene, poi ritorno un attimo sulla curva dedicata al rosso, clic, e scaldo ancora un pelino l'immagine, mentre qui sulla curva dedicata al blu, ok, abbasso ancora un po' il valore del blu. Bene, ancora un ritocchino qua, schiariamo un filino, voilà. Bene. Tre curve diverse, una per lavorare sul rosso, una per lavorare sul blu e una per lavorare sul totale dell'immagine. Vi ricordo che il tutorial è disponibile in formato PDF dal sito pmstudionews.com e noi ci vediamo la prossima settimana. Buon lavoro da Daniele Robotti.